Una partita che ha credo una valenza importante nell'ottica di avere ancora delle speranze qualificazione, delle ambizioni qualificazione Final Eight. Ecco, questo direi che è un tema che ci accomuna in maniera importante. Ecco, la classifica è ancora abbastanza corta, ci sono squadre a 10 punti. Che appunto occupano quelle posizioni di privilegio per appunto ambire alla prima grande soddisfazione di metà stagione, che sono appunto le Final Eight. Quindi chi tra Trento e Varese riuscirà a strappare la vittoria domenica potrà coltivare e mantenere ancora vive queste ambizioni per questa appendice che è sempre molto fascinosa e interessante. Noi abbiamo delle difficoltà dal punto di vista della gestione del capitale umano, diciamo così. Ci sono delle situazioni un pochino delicate che stiamo affrontando con grande attenzione e quindi anche gli allenamenti non saranno, non sono stati e non saranno da qui a domenica a ranghi completi. Ma lavoriamo e lo staff medico sanitario sta lavorando al massimo per cercare di portare tutti quanti in campo domenica. I nostri avversari sono una squadra che insomma, mostra in campo le caratteristiche di gioco che oramai da anni mettono in campo con buoni risultati, direi. E quindi la grande energia, il ritmo, giocano un basket molto, molto effervescente che fa della difesa e dell'attacco immediato la caratteristica più importante e più pericolosa. Addirittura anche da canestro subito hanno questa grande capacità di provare a punirti e a sorprenderti, nonostante, insomma, la rimessa possa rallentare. Insomma, si vede chiaramente questo tipo di atteggiamento e di mentalità. I punti di riferimento sono chiari, sono evidenti. No, una delle poche squadre in Italia che non abusa di pick and roll e che quindi gioca con tante altre armi nella propria struttura tecnico-tattica. Quindi ci sarà prima di tutto, da parte nostra, l'obiettivo è prima di tutto quello di mostrare il corpo in ogni situazione di contatto, di scontro, che sia difensivo o offensivo, e la grande attenzione nel coprirsi bene dopo la fase offensiva. Ecco, l'immediata copertura che noi chiamiamo transizione difensiva, dopo subito aver finito il nostro possesso offensivo. Ecco, questi due aspetti secondo me sono quelli su cui stiamo lavorando tantissimo, sia mentalmente e psicologicamente che con i lavori in campo, per poter essere pronti e gestire questo impatto che è in assoluto la caratteristica più importante degli uomini di Buscaglia.